Amici e amiche dei laboratori Restyling, ben ritrovati e buon pomeriggio. La mia, il mercoledì, è sempre una corsa contro il tempo. Arriviamo un po' in ritardo, ma ce la facciamo. Ok, allora ben ritrovati. Oggi continuiamo a parlare, diciamo, della tecnica di restyling capisaldo, la patinatura, ok? Mentre l'altra volta ho cercato di farvele vedere, diciamo, in separate per comprenderne un po' il funzionamento, oggi le vediamo proprio in sequenza, ok? Mentre vi collegate, non so, vabbè, vi parlo intanto dei corsi. Ci sono dei corsi in alcune zone, li trovate nella sezione eventi, ve li ho anche condivisi, ok? Quindi se siete nelle zone e volete partecipare, scrivete direttamente dove ci sono le info. Allora, vi ho detto tante volte appunto che noi questi capisaldi, quindi decapatura e patinatura, in realtà li usiamo in sequenza su ogni oggetto, ok? Però io le scompongo proprio per rendervi più semplice la comprensione, ve le faccio vedere in fasi in modo tale appunto che si comprenda al meglio. Però come vedete questo mobilino è quello da cui siamo partiti quando abbiamo iniziato a spiegare proprio l'ABC con la decapatura. L'ho ripreso dal punto che non avevo dato la cera, quindi se avete preso appunti, tutto quello di cui abbiamo parlato va bene, fino al punto in cui andiamo a carteggiare e riportiamo fuori la nostra decapatura. Arrivati qui, prima di andare a patinare a cera o a passare il protettivo finale, iniziamo a fare le fasi di cui parlo oggi. E quindi andiamo prima a patinare da bagnato, ok? Poi andiamo a fare la patinatura a secco, poi andiamo a passare la vernice protettiva o la cera e andiamo a patinare. Allora, il dry brush è questo qui, l'ho scritto qui, che io corro sempre al volo, quindi il dry brush è l'altro modo di definire patinatura a secco, ok? E andremo a vedere queste fasi e soprattutto andiamo a spiegare la sequenza, ok? Perché fatta la decapatura, la prima operazione che andiamo a fare è proprio quella della patinatura da bagnato. Ora, in questo caso, io ho usato il color torroncino, era già bellissimo di suo, questo mobile è talmente grazioso che veramente, cioè, era già bello, diciamo così, però messa là direttamente un solo colore, vi risulta piatto, vi risulta appena fatto. Allora, abbiamo parlato di patinatura a cera per andare leggermente ad antichizzarlo, ma se vogliamo un effetto che dia più intensità e profondità e che faccia vedere di più un effetto, diciamo, di erosione, la patinatura da bagnato sicuramente aggiunge, e lo aggiunge in modo più evidente, ok, rispetto alla patinatura a cera. Quindi in questo caso sono andata ad usare il colore, fatemi ricordare, argilla, ok, che è uno dei nuovi colori 900 pint, che è abbastanza, vi faccio vedere dal barattolo, è questo, come vedete è un colore abbastanza fango, quindi ci va a dare quella leggera antichizzatura che adesso ripeteremo su questo rosone, perché io cerco le cose piccole, poi le cerco graziose, in modo tale appunto che possa venire un bellissimo lavoro. Questo è un rosone di gesso e adesso andremo proprio a fare la patinatura da bagnato con il colore argilla, quindi la stessa che ho fatto qui sopra, per farvi vedere un po' le fasi. Ora, i colori li potete scegliere come volete. Vi ho detto già l'altra volta che la patinatura da bagnato, oltre a dare intensità al colore e farlo venire sfaccettato, l'altra cosa molto bella è che praticamente può anche cambiare colore. Cioè, se voi avete un colore che non è precisamente, lo volete più caldo, più freddo, andando a fare la patinatura da bagnato leggera, potete anche andare, insomma, a conferire un colore diverso, cambiare un pochino la tonalità. Quindi oggi vi ho fatto vedere questo mobile dove l'ho utilizzata in modo estremamente leggero, e quest'altro invece che è proprio l'emblema dello stile gustaviano, dove invece la patinatura da bagnato l'ho usata in modo molto, che crea delle macchie, che crea delle allonature, ok? Qui è quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, terminato, abbiamo dato sul colore nuvola la patinatura da bagnato con il grigio fumo di Curlandia, ok? E poi sono andata con il bianco antico a fare il dry brush, la patinatura a secco.
ok? E poi tutte quante le fasi. Allora, cominciamo per gradi. Quindi vi faccio rivedere la fase della patinatura da bagnato quando l'oggetto l'avete già finito. Un'altra cosa importante che vi volevo dire, che l'ho detta anche l'altra volta, ma non so se è arrivata, se è stata compresa, perché quando io vi parlo delle tecniche iniziate, perché ci sono, anzi saluto tutti i vecchi come i nuovi follower della pagina, ce ne sono tanti nuovi, magari sentono tutte queste tecniche e gli viene il mal di testa, ma poi vedrete che viste due o tre live incominciate a entrare in questo mondo e a comprenderle, che alla fine è anche semplice, soprattutto se vi piacciono questo genere di cose. Quindi la patinatura da bagnato, questa tecnica va benissimo quando noi non vogliamo fare la decapatura, ok? La possiamo usare in sovrapposizione alla decapatura, ma ipotizziamo che il colore di fondo del nostro mobile non ci piace e quindi non vogliamo riportarlo in superficie. Tranquillamente con la tecnica della patinatura non ci serve obbligatoriamente andare a decapare, ok? Io in questo caso, come vedete, un po' di decapatura l'ho fatta perché sotto avevo del bel noce, ma potevo evitarla perché di fatto tutto quello che andiamo a costruire sopra, come anche il dry brush, ci creano degli effetti molto simili a quelli della patinatura da bagnato e quindi riusciamo anche a non andare a fare una tecnica e risparmiare passaggi. Uguale, il gesso è molto friabile, quindi qui non vado a fare la decapatura, perché quando vado a passare la carta vetrata il gesso è talmente friabile che mi ritorna il bianco anche se passo un colore sopra, anche se passo la paraffina, ok? Quindi vado a patinare, vado a fare tutti i passaggi al di sopra. Allora, andiamo, colore argilla. Come si fa la patinatura? Si prende un pochino di colore, ok, io qui l'ho già messo, ci si mette almeno altrettanta acqua, ok, poi questo lo decidete voi in funzione di quanto volete che vi scriva il colore. Io qui in realtà voglio fare solo un effetto leggermente antichizzato di questo rosone, perché mi piace già così com'è, ok, stava già bene nel posto, è solo che gli voglio conferire un effetto un pochettino antichizzato, ok? Quindi vado. Di cosa vi dovete armare? Di una spugnetta. Io uso queste, in realtà sono gli scarti di quando facciamo la gomma piuma, che è perfetta dell'imbottitura della tappezzeria. Questa è la carta Scottex, ok? Un pennello. Andiamo a girare bene il nostro composto. Come vedete ho più patinature oggi. Andiamo a passarlo. Allora, questo vi ripeto che è il colore argilla, colore molto bello, cioè soprattutto per fare effetti più o meno antichizzati. C'è qualcuno collegato? Perché noi con ritardo, non so se c'è Rita che ogni giorno la saluto, mi dice la fai la live perché io metto sempre tutto all'ultimo momento. Sì, ce l'abbiamo fatta, via. Oggi. Allora, ecco qua, vado, passo. Ora, qui avevo un gesso quasi di base, ok? Quindi non credo che mi si toglierà granché. Ora vediamo un po' di spugnetta umida, no, infatti me l'ha assorbito perché era un gesso molto assorbente. Allora aspettate che la vado a passare di più e qui andiamo a fare la seconda fase. Perché il gesso, se l'è bello che assorbito, voi non fate come me che per sbrigarvi qui date sempre una mano. Allora, aspettiamo che asciuga un po' e vi faccio vedere la fase della patinatura a secco, ok? Nel frattempo, proprio perché in tanti mi avete chiesto, avete visto in altre live che preparavo queste tavolette e sono fatte con i fregi e con le listelle, eccole qui, vedete? Queste qui le trovate sullo shop nella sezione appunto
dedicata, ok? Poi vi metterò tutti quanti i link. E andate praticamente, le potete fare in diversi modi. Sono, queste le trovate anche grezze sullo shop. Aspettate, ho le mani occupate e ve le prendo. Ok, le trovate grezze così. Andate ad incollare tutti i vari fregi come vi piace e la grandezza è proprio stata pensata per gli stencil e per i trasferimenti d'immagine. Quindi vedete qui mi sono divertita con i vari, questo per esempio è un trasferimento d'immagine, con i vari fregi che trovate. Ok, questo è quello grande per farvi capire, questo praticamente è l'effetto crosta fiorentina, ok? Prima andate a incollare tutto il discorso e poi, ok? E poi andate a farci la tecnica che volete fare sopra, come ad esempio stencil, trasferimento d'immagine e tutto il resto, ok? Poi se vi viene in tempo vi farò vedere da capo. Allora, qualcuno mi ha detto cioè si possono andare a scaldare con il phon, piegare, sì, tranquillamente, perché come vedete, guardate, io li piego anche moltissimo, sono proprio termoregolabili, perché scaldati col phon addirittura si piegano anche su queste parti che sono convesse. Uguali, quando vi arrivano le listarelle, a volte soprattutto l'estate, sono un po' stortignacquole, per riaddrizzarle, le scaldate e le tenete un pochino vicino a una parte dritta e tranquillamente le andate a rimettere in posizione. Ok, questa è una cosa abbastanza semplice che appunto vi volevo ricordare che c'è questa possibilità. Ok. Allora, andiamo sul nostro fregio che si è bello assorbito, mi riprendo anche quest'altro così ve lo faccio vedere anche di qua. Ok, se riusciamo a incastrarci. Ok, questo è l'altro comodino che devo ancora finire, siamo più o meno a quasi tutte le fasi e vi inizio a far vedere appunto la seconda fase, mentre qui asciuga con il bianco antico della dry brush o patinatura a secco. Quindi ricapitolando, prima patinatura da bagnato, ripuliamo, asciughiamo, poi patinatura a secco. Allora mi vado a prendere un pochino di bianco. Io preferisco lavorare con i pennelli questi strozzati, ma in realtà l'importante è che siano pennelli non quelli sintetici, ecco, perché questo lavoro viene meglio con quelli naturali. Vado a scaricare l'eccesso e comincio a dare dei piccoli colpi, soprattutto sulle parti più esterne. Ok? Mettendole in risalto. Quindi, come vedete, il dry brush va a creare un effetto come se fosse decapato, come se fuori fosse uscito, fa due effetti, come se fosse uscito un colore sotto, come se la polvere si fosse appoggiata, diciamo, sui punti un pochettino più sporgenti, ok? E quindi ce li va tranquillamente a mettere il risalto. Ora possiamo andare anche a lavorare un pochettino di lumeggiatura qui ai lati, ok? Sugli spigoli. È sempre un lavoro artistico, quindi come la ceratura ci può volere un giorno, ok? Se ve lo rivelate bene il mobile per andarlo a fare benissimo, come pochi minuti, ok? E andando anche sul verticale, mi è andata a fare questo discorso. Ora, fatta questa operazione, potete tranquillamente andare a carteggiare un po', sia per uniformare, ok, ora carteggio più scusa, vabbè, per uniformare la lavorazione, e per fare uscire anche un po' la decapatura, il legno, se la volete fare, ma questo non è un obbligo. Dopodiché, fatte tutte queste operazioni, andrete a passare la cera o la vernice protettiva. Se
Se andate a passare la cera, come ci siamo detti l'altra volta, tranquillamente, oltre alla cera neutra, potremo andare a passare anche le cere, diciamo, antighizzanti. Ok, qui sopra sta benissimo anche un pochino di cera bianca, perché ci va a enfatizzare tutto ciò che abbiamo passato in bianco. Fatto il dry brush qui sopra, che più o meno è, si sarà asciugato perché praticamente si è assorbito, aspettate che non mi ritrovo il pennello, eccolo. Andremo a ripassarla anche qui. Aspettate che vediamo sempre il pennello. E andremo, aspettate. Passarla sui punti anche qui per enfatizzarli. Sempre di taglio. Queste sono tecniche abbastanza anche intuitive, ok? Vedete come si va a disegnare nell'immediato il fiore. O a vedere i vari puttini. Qui praticamente lavoriamo quasi al negativo, un colore molto scuro di fondo. Ecco qua. Spero che abbiate capito, più o meno i concetti sono semplici, ma come dico sempre è necessario, di qua avevamo usato altri colori, vedete con il grigio, ok? I concetti sono quelli, bisogna un po' sperimentare, quello che mi piace che vi passi è che in questo mobilino, se ci fossimo fermati alla prima tecnica, se ve lo ricordate era un po' piatto. Ok, gli siamo andati a conferire un elemento che faccia da raccordo tra il colore noce che esce di fondo e il colore torroncino che c'era di base. Quando avete finito le tecniche, diciamo, di patinatura da bagnato e patinatura a secco, potete anche andare, in questo caso non se avete, insomma, gessi o cose, in questo caso a passare una leggera mano di carta vetrata, quella proprio 220, ok? Quella leggera, 220-240. Che succede? Che a tratti vi si creeranno delle righe e riuscirà fuori il colore più chiaro al di sotto, quindi si creerà ancora di più un elemento di chiaroscuro, che è quello che appunto darà la bellezza del mobile, e soprattutto siamo i falsari del tempo, no? Andiamo a imitare madre natura, quello che fa sui mobili, e in questo caso appunto abbiamo cercato di imitarlo al meglio. Vabbè, io vi ringrazio per essere stati qui con me, ci vediamo mercoledì prossimo, cominceremo a parlare di, non so, forse la prossima settimana parleremo di decorazioni, vi faccio una bella lezione su tavole, tavolette, fregio e controfregio, e parliamo di stencil e trasferimento d'immagine, che so che vi piacciono molto, anche perché sono facilmente riproducibili nell'immediato rispetto ai mobili. Ok, alla prossima settimana, ciao!